Negli ultimi 2 anni abbiamo conosciuto una squadra di cui non sapevamo neanche l'esistenza, una squadra famosa giusto e neanche troppo per il rugby, che prima vince la Premier con Ranieri, poi arriva Marconi che soffre all'inizio ma nel girone di ritorno, prima trova un quinto posto in campionato che è ancora tutto da decidere perché c'è ancora tutto lo spiraglio aperto per la Champions, una semifinale di Champions League storica alla prima partecipazione delle Foxes in questa competizione e ancora una FA Cup tutta, e dico tutta, da giocare. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo 19esimo episodio della carriera. Oggi è mercoledì, spero, perché teoricamente non si sa mai quando riesco a far uscire, se riesco a far uscire un episodio in tempo. E come vedete signori, non mi sono ancora tagliato i capelli, ci avete ragione. Vi prometto che oggi mi vado a tagliare e nel video di venerdì, che tra l'altro sarà un episodio della scuola fa schifo, quindi guardatelo, saranno corti. Torniamo a parlare della carriera, dopo che l'ultimo episodio è uscito l'altro ieri e avete visto cosa è successo di folle. Vi ho anche un po' incuriosito dal titolo, si può dire così? Perché sì, effettivamente il titolo non è neanche troppo sbagliato, ovvero c'era il rischio che finisse il nostro sogno chiamato Champions League, chiamato stupire ovunque, ovunque giochiamo, e non è svanito grazie a un grande cuore dell'Eister. E poi vorrei aprire una piccola parentesi a fine episodio però, perché riguarda un po' i commenti negativi, ce ne sono pochi ma ce ne sono, non vi preoccupate, quelli ci stanno sempre, e quindi ovviamente a fine episodio, giustamente perché non mi va di dare la priorità a quelli, ne parleremo. Comunque signori, allora, oggi giocheremo finalmente, oserei dire, in Premier League, perché ok le coppe, ok la FA Cup che siamo in semifinale giocheremo contro l'Aston Villa, ok la Champions che siamo in semifinale giocheremo contro lo Sporting Lisbona, ma la Premier League è un campionato, come detto spesso, molto combattuto, molto equilibrato, siamo quinti e vogliamo di più. Quindi il Tottenham, che è la prima della classe, sarà una sfida veramente tosta, e poi il West Bromwich per quanto riguarda questo episodio, perché anche volendo giocare 4 partite comunque c'entrerebbe lo Sporting Lisbona e non il Watford. Poi ovviamente vediamo, non voglio riempire troppo l'episodio anche perché ho veramente poco tempo prima di farvelo uscire, e quindi al volo spostiamoci in ufficio e vediamo. Conferenza stampa per la sfida di FA Cup, premio torneo di 6 milioni, partita spostata. Direi a questo punto di andare a motivare il Leicester City, perché abbiamo battuto l'Arsenal ma dobbiamo comunque restare con i piedi per terra, perché altrimenti poi si rischia di montarsi la testa e perdere punti, perdere chance, perdere partite soprattutto. Offerta del Canada, rapidissimamente, rifiutiamo sempre per lo stesso motivo che noi accettiamo solo l'Italia, e quindi signori, ci hanno spostato intanto una sfida contro il Crystal Palace. Ma comunque andiamocela a giocare contro la Aston Villa, sulla carta siamo favoriti, sul campo poi vedremo. Alla vigilia Marconi è stato chiesto: mister, cosa teme di più di questa sfida? Il mister ha risposto: noi stessi, perché semplicemente, come vi ho già spiegato, il Leicester non deve montarsi la testa, siamo in semifinale di Champions League, in semifinale di FA Cup e stiamo facendo una bellissima rimonta in campionato. Questo non vuol dire che dobbiamo sentirci arrivati, non ora, non nel finale di stagione, anzi, dobbiamo dare ancora di più. Con le mani il 22 dell'Aston Villa, all'indietro per Upton, quindi Adoma in zona tiro, anche vuole liberare il destro, prova invece a darla dentro per Westwood di tacco, e Ziller dice di no, prima occasione del match. Esatto, e adesso Slimani cerca il lancio per lo scatto di Musa, Mavi prova a mettere giù, Musa è più veloce, gli strappa il pallone di rigore per Musa fino in fondo, piano piano la appoggia alle spalle dell'estremo difensore e fa 1-0 per il Leicester, che è già in vantaggio alla prima palla gol. E qui è veramente la regola che funziona, ovvero gol mangiato, gol subito. Poco fa la Aston Villa aveva avuto la palla dell'1-0, poco dopo, in contropiede, errore difensivo di Aie, che un difensore non è, Musa un attaccante lo è, e come, ed è freddo di fronte al portiere degli ospiti, fa 1-0 dopo 9 minuti. Parte il brasiliano che è più veloce di tutti, al centro c'è sempre Musa, il cross è teso e qui Richards per anticipare il suo portiere rischia un po', ma mette il pallone in calcio d'angolo, batte Junuzovic, ancora a cercare la testa di Musa e Ban dice di no. Via col cottone dell'Eister con il destro di Zuma, sempre per l'inserimento di Musa che corre, ancora Medina di rigore con una finta ottima, va sul sinistro, poi calcia e Ban ripete la parata di poco fa, questa più spettacolare, calcio d'angolo e altra grande occasione per il Leicester. Per Musa ancora, sempre in attacco il Leicester, col pallone per Slimani, cerca le giocate Slimani sul destro, chiuso a rimorchio Sandro, ricomincia da Mendy, scambio con Odegaard, quindi vuole anche la conclusione, ecco il destro, Nampalismendi si è inventato il gol del raddoppio
ed è in un periodo meraviglioso della stagione. Fate esultare quei tifosi, il raddoppio dell'Leicester con una meraviglia di Nampalis Mendy. Leicester 2, Aston Villa 0. E torna dal suo portiere e la fa girare Amavi. Regala per una Slimani che si è divorato il pallone del 3-0. Che occasione per il Leicester, non se l'aspettava neanche lui. E poi sull'uscita di Barna prova a calciare a colpo sicuro ed era meno facile del previsto. Brozovic gli chiama palla Vardy che viene servito, poi si appoggia Cemi a Musa, c'è l'inserimento di Odegaard, nel rigore Odegaard, no! No! Neanche questo hai fatto. Neanche questo hai fatto. Eri solo. E questo è un segnale però, se è tutta una stagione che penso di darlo via, almeno in prestito per farlo crescere, adesso è una conferma. Vardy, si appoggia ancora a Odegaard, sta ripartendo Cemi, nello spazio lanciato, gran palla di Odegaard, per Vardy, 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 Vardy! Piano piano, torna al gol, fa 3-0 e chiude la partita. Cemi Vardy sono molto, ma molto, ma molto, molto contento che abbia segnato lui. Perché doveva segnare, stava diventando un caso, Vardy che non fosse freddo davanti alla porta. Qui piano piano mette la palla alle spalle di Ban e per carità la Aston Villa magari non merita neanche questo passivo molto largo. Però il calcio è anche questo, il calcio è fatto di partite che si vincono segnando, il Leicester ne ha fatti tre. Ora Richards, bravo Rugani, Capucca, Richards a recuperare. Adoma dentro per la conclusione, il gol di McCorman, se non ho letto male. Ma comunque gol meritato dell'Aston Villa, proprio il discorso che stavo facendo poco fa, indipendentemente dal fatto che possa darmi fastidio aver subito un gol. Eh sì, McCormack, non McCorman, trova il gol dell'1-3. Si di mano Richards, ma non c'è più tempo, passa il Leicester che si qualifica per la finale dell'FA Cup. La vittoria più semplice per come è arrivata di queste partite, anche se non è stata semplice, e questo lo dico ovviamente perché sapete come sono arrivate le altre. Sono arrivate con l'Arsenal ad esempio al ritorno grazie al gol di Vardy dopo l'1-1 soffertissimo, perché era una partita che avevamo recuperato all'andata. Sono arrivate poi con il Crystal Palace ai calci di rigore addirittura, e poi un'altra ai supplementari contro il Southampton. Quindi questo 3-1 è sicuramente il più semplice dal punto di vista del risultato, che mi sembra abbastanza rotondo. Non il più semplice dal punto di vista della prestazione, perché comunque considerando contro chi giocavamo, ovvero contro una squadra di Championship, devo dire che si è comportata benissimo, e quindi ha fatto veramente il massimo, nulla da recriminare per gli ospiti. Comunque il Leicester che si qualifica, doveva andare così e quindi è andata fortunatamente così, al contrario di quello che a volte è successo in questa stagione. Allora, la prima finalista è il Leicester, quindi essendo i primi finalisti teoricamente dovremmo giocarla anche in casa, almeno sulla carta, anche perché poi si gioca a Wembley, quindi non cambiano molto le cose. Giocheremo o contro il Chelsea, e sappiamo che noi contro il Chelsea abbiamo un conto che è in sospeso fino all'anno prossimo, anche se l'abbiamo già battuto in campionato, o contro il Manchester City. Ovviamente la speranza è che la squadra non molli adesso, che i ragazzi tengano botta fino alla fine, perché vedere questa classifica comunque deve farci capire, deve farci restare coi piedi per terra, dopo dei risultati positivi, anche consecutivi, ma non dobbiamo essere soddisfatti, non dobbiamo, cioè soddisfatti sì, ma contenti no. Giochiamo contro praticamente la prima della classe, potenzialmente, cioè questa è una partita che se il Tottenham vince va in testa alla classifica, e quindi ovviamente la vogliono vincere loro, però la dobbiamo vincere anche noi, perché ovviamente, motivi che mi sembrano ovvi, giochiamo per almeno l'Europa League. E quindi ragazzi, che dire, noi giochiamo il nostro calcio. Negli ultimi due anni questo è stato un vero e proprio fortino per il Leicester, uno stadio che sta più di casa. Perché non si gioca solamente sulla carta in casa, si gioca in casa perché si gioca a casa nostra, si gioca in casa perché qui le cose ci vengono più facili, si gioca in casa perché siamo al King Power Stadium. Buonasera per Leicester Tottenham, dovrebbero vincere entrambe, purtroppo non è possibile nel calcio. E allora queste le formazioni, questo è intanto il Tottenham che ha il miglior attacco del campionato, guardate chi c'è però in quarta posizione, anche noi, il Leicester, con 7 gol in meno, ma comunque un attacco molto prolifico, soprattutto nell'ultimo periodo con Vardy che anche ritrovato il gol nella sfida di FA Cup e che ovviamente stasera parte titolare per lasciare il segno. Se la regia ci assiste, io le formazioni andrei a leggere. Questo è il Leicester che scende in campo ovviamente con il 3-4-1-2, Ziller tra i pali, Zuma, Morgan e Rugani i tre centrali, Marezza a destra, Keita a sinistra e quindi esterni super offensivi con Mendy e Drinkwater a centrocampo, Tielemans alle spalle di Islam Slimani e Cemi Vardy. Avete visto sulla sinistra poco fa anche la panchina del Leicester, dove ovviamente siedono nomi importanti, viene in mente Ahmed Musa,
che assieme a Mendy sta attraversando il miglior periodo della sua stagione e ovviamente vuole entrare a partita in corso perché è la sua caratteristica migliore, per così dire, quindi anche lui vorrà lasciare il segno. Questo invece è il Tottenham, Lloris tra i pali, è un 4-4-1-1, Walker, Vertonghen, Alderweireld e Rose, Dyer, Wanyama e poi non ho visto, perdonatemi, in formazione. C'è concentrazione anche negli uomini di Pochettino perché è veramente una partita importante per loro, perché lottano per il titolo, cosa che facevamo noi l'anno scorso. E quindi, signore e signori, mettetevi comodi, prendete Coca-Cola e popcorn perché è tutto pronto. È cominciata Leicester Tottenham. A destra c'è Mahrez che chiama palla, lo ha visto Mendy, subito il Tottenham che appare scoperto con la velocità di Mahrez, quella di Nkudu che ha subito rimesso le cose a posto. Vabbè, Mahrez lo disturba, gli porta via il pallone, grande grinta di Riyad Mahrez che va a puntare al centro Vardy, Mahrez insiste, Nkudu torna e quindi sarà un duello veramente bello questo. Kerr verticale per Dele Alli, poi Jansen nello spazio, ancora Dele Alli, nel rigore è passato Ziller che esulta come avesse segnato un gol, perché questa parata vale un gol su Dele Alli che pensava già di dover andare ad esultare. Contropiede il Leicester, ci riesce Slimani da Vardy che vuole andare uno contro uno di Jamie Vardy con Rose, ancora Vardy aspetta a destra Mahrez, c'è ancora Jamie dentro, servito Vardy in porta, Lloris questa volta riesce a dire di no su Vardy per il Leicester. Mendy salta l'uomo che era Nkudu, il cross verso Zuma, l'ha presa forse, no, nessuno, poi Drinkwater la gira e fa il buono per Tielemans con una mano, Lloris con una parata illegale, 23 sul cronometro. Leicester e Tottenham ci stanno già facendo impazzire. Ancora per Mendy, ancora dentro Vardy, pensa al destro, va col sinistro, respinto da Vertonghen, ma non è finita, ancora Leicester. Tielemans, anzi è Drinkwater, fino in fondo, Drinkwater, in porta! Lloris, scalda i guantoni. Palla sul sinistro, parte l'argentino, pallone nel mucchio, ha messo fuori Drinkwater. La palla però torna ancora all'11, la mela ha saltato con rimpallo Morgan, rimette dentro! E Dele Alli ha avuto l'ultima palla gol del primo tempo, e dico l'ultima, perché ce ne sono avute veramente... Ce ne sono state veramente tantissime nella prima parte di gara. E se questo era il primo tempo, non mi voglio, non so cosa aspettarmi dal secondo, perché sarà veramente spettacolare anche quello. Mancano solo i gol e fidatevi che entrambe le squadre faranno di tutto per ottenerli. Slimani si muove ancora Keita Balde, Slimani lo aspetta e lo serve, occhio a Keita che va sul destro, poi è solo Mahrez che è defilato, al centro c'è Vardy, Mahrez la mette per Vardy che prova a metterci il piedone prima di lui Walker, da questa angolazione poi si è visto perfettamente. Gerino, questa volta non gli sta dietro Nkudu, che mette giù anche uno, il nostro giocatore, si tratta forse di Drinkwater, ma adesso in foto, ha visto dentro Vardy, cerca di servirlo Vardy, Lloris! Hanno rischiato entrambi, ha avuto la meglio l'estremo difensore del Tottenham. Qui attenzione al rimpallo che favorisce Tielemans, dentro, per Vardy, ancora Lloris, pazzesco! Mendy a chiudere su Nkudu, ancora Leicester davanti, Tielemans per Vardy, occhio a Jamie per il pallone di ritorno, ancora per Vardy, rigore Vardy fino in fondo, Vardy vuole incrociare, Lloris non si fa pregare, compie l'ennesimo miracolo della sua partita. Oh, concentrato Marconi a bordo campo, ora Dele Alli, da lì vuole il cross, sceglie Rose, Rose la mette, la completamente mancata di Uff per fortuna dell'Leicester, poi c'è stata comunque una conclusione data facilmente da Ziller. Forza ragazzi, dobbiamo aver qui la scossa perché il Tottenham vuole vincere ovviamente, quindi un altro errore, attenzione a Diouf, finale di rigore, Diouf a rimorchio, sta arrivando Henderson, Ziller a dire di no, 0-0 e ancora 0-0 e alla fine ha calciato addosso al portiere, ancora Leicester in attacco con Musa per Vardy, movimento ancora di Ahmed dentro, la palla non arriva a Vardy, messa fuori, finisce qui 0-0. La partita più assurda di questa stagione dal punto di vista delle occasioni e della tensione. Partita sicuramente più tesa, 0-0 tra Leicester e Tottenham. Adesso non mi vorrei sbilanciare perché ovviamente poi vado a dire cose anche un po' troppo esagerate, ma sicuramente questa è una partita che valeva tanto, e arriva un altro pareggio per il Leicester dopo quello contro l'Everton. È un Leicester che in campionato sta un po' rallentando la marcia, questo è vero ed è innegabile. Però hai giocato in trasferta contro l'Everton e lì magari sì, ti capisco che dovevi vincere. Col Tottenham in casa hai fatto il tuo dovere.
A questo punto sarebbe dovuta esserci la partita contro il West Bromwich, che però l'Elgato ha deciso di non registrare, e quindi non mi resta che raccontarvi com'è andata. Il risultato finale è stato di 1-3, quindi un Leicester che continua a vincere, continua a scalare le posizioni in campionato, soprattutto continua a seguire la zona calda della classifica, vince 3-1 per l'appunto, con un altro grandissimo gol di Mendy che assomiglia molto a quello che avete visto all'inizio episodio contro l'Aston Villa, il raddoppio di Pellegrini, vado a memoria, mi sembra che sia il suo primo centro con la maglia delle Foxes, e successivamente la chiude e mette il punto esclamativo sulla vittoria Jamie Vardy per il 3-0. Poi arriverà nel finale un gol della bandiera da parte del West Bromwich a tempo scaduto. L'episodio, signori, sta giungendo al termine, ma non è ancora finito, perché vorrei aprire una parentesi sui commenti negativi di questa carriera, che non sono il fatto del coinvolgimento, perché quelli fortunatamente sono commenti che non leggo più da un bel po', nel senso che ormai la carriera è bella inoltrata, era normale avere un po' di nostalgia per la carriera dello scorso anno, sono io in primis ad averla avuta, però comunque tutto sistemato. A questo punto, i commenti che mi stanno arrivando con una importante insistenza da quando il Leicester ha ricominciato a vincere sono: Sei una merda, hai abbassato il livello di difficoltà. ce ne sono diversi, rigirati in vari modi, ma il succo è sempre questo. Regà, allora, a parte, io vorrei partire dal presupposto che i vostri commenti di questo genere, non i vostri commenti in generale, per carità, non diciamo cose che poi possono essere fraintese, sono completamente inutili, ma soprattutto, raga, sono ridicoli. Ridicoli perché ridicoli siete voi. Perché state sempre a criticare. State sempre a criticare, ma semplicemente perché non avete nulla di più interessante da fare. Adesso non vi parlo di critiche costruttive, perché tanto sotto questo video saranno anche le persone che, tra virgolette, mi vogliono bene, che mi verranno a dire: ma che ti frega di questi qua? A me non frega nulla. Anzi, io faccio una risata. Io mi diverto anche a rispondere quando mi scrivono sei un cancro. Senza senso, perché non mi vieni a scrivere a me sei un cancro di YouTube Italia. Però io mi diverto a rispondere, e l'ho fatto più volte, ma a rispondere simpaticamente, non insultando. Perché tanto, cioè, non servirebbe né insultare, così come non servono commenti del genere, perché tanto, raga, vi ripeto che sono inutili. Perché, cioè, per una questione di coerenza, cioè, tu mi vieni a dire fino a un mese fa, parlando di realtà, tu mi vieni a dire sei scarso a giocare e quindi mi critichi come gioco. Poi, perché tu, evidentemente, se mi dici che sono scarso, sei più forte di me e quindi hai FIFA, quindi sai come funziona. Quindi sai che c'è una partita in cui l'Arsenal, anzi, una partita in cui il West Bromwich sembra il Real Madrid, una partita in cui l'Arsenal sembra il Cittadella che ne piglia tre in casa. Però c'è anche l'altro che gioca, ci sto io, che magari non sono poi così scarso, magari servono un po' di messe a punto, ma non ti va bene lo stesso, perché a quel punto sono una merda, cambio la difficoltà. Se volete vi faccio video senza tagli, perché tanto su YouTube Italia in questo periodo, ma da un bel po' di tempo, fanno più video senza senso, editati di merda e tutto quanto, rispetto al lavoro fatto bene. Ciao, raga.